Welcome to Miro TV! Ragazzi, finalmente torno a parlare di Lazio. L'ultimo mio video è stato di Lazio-Inter, quel tragico Lazio-Inter che non ci ha permesso di andare in Champions League, ma quella è la stagione passata ed è meglio mettersela alle spalle, perché sì, l'ultima partita è stata davvero molto molto tragica, però ragazzi, siamo pronti ad affrontare un nuovo anno, ci saranno nuove vittorie da prendere, nuovi pareggi, nuove sconfitte, tutto quello che ci piace a noi. Ogni anno è sempre diverso, la Lazio è stata capace in questi 2 anni di regalarci davvero tante tante soddisfazioni. È da molto che non accadeva, penso, 2 anni di buonissimo buonissimo livello, perché come al solito noi soffriamo sempre la prestazione del secondo anno, o meglio la prestazione di un nuovo allenatore al secondo anno. Basta guardare Pioli, Petkovic, tutti questi qua che al secondo anno hanno sempre un po' tentennato. Inzaghi invece ci ha fatto sognare questo secondo suo anno, anche se c'è da dire che sarebbe il suo terzo anno se si va un po' a riguardare bene quando lui è subentrato, no? Quando è subentrato a Pioli. Però penso che questo sia l'effettivo terzo anno di Simone Inzaghi, e come andrà a affrontare questo terzo anno con 3 nuovi innesti, ragazzi. Proto ancora non è ufficiale, ma ragazzi, penso che manchi davvero poco. Domani si apre il mercato, questo video sarà pubblicato il 1 luglio, quindi il mercato sarà ufficialmente aperto. Proto si andrà a svincolare dall'Olimpiakos e molto probabilmente firmerà proprio in settimana il nuovo contratto con la Lazio. Chi è Proto, ragazzuoli? Silvio Proto è un nuovo portiere della Lazio, farà il 12esimo, meglio dire il secondo, la riserva di Stragoscia. Ovviamente ragazzi, Vargic non ha affatto convinto e sono contento che la società abbia ingaggiato un portiere di questa esperienza, perché ragazzi, Silvio Proto non è un portiere qualunque, è un ottimo secondo portiere, 35 anni, quindi stiamo parlando di un portiere sì vecchio, ma ragazzi, chi viene a fare il secondo alla Lazio deve avere esperienza e deve garantire fiducia. Vargic questo non l'ha data. Guerrieri non voglio affatto crocifiggerlo, ma non ha mai praticamente giocato, molto probabilmente verrà prestato o farà il terzo. Staremo a vedere se la Lazio riesce a piazzare Vargic, non ci sono trattative, penso sia anche normale. Tornando invece a Proto, mi piace perché comunque viene da una stagione dove ha fatto 40 partite, è un portiere che ha fatto 78 presenze in Coppa, e quindi ragazzi è un portiere che ha assoluta esperienza anche a livello internazionale. A me piace parecchio perché alla fine, se andiamo a guardare, chi va a guardare ragazzi video su YouTube, secondo me è un folle, perché a volte ci facciamo troppi sogni a vedere skill, giocate, gol, assist. Alla fine bisogna vedere cose sul campo, e se proprio bisogna andare a vedere qualcosa, almeno secondo me bisogna andare a vedere le statistiche. Un portiere che fa 40 presenze in un anno circa ed ha un'ottima esperienza nelle coppe, secondo me è perfetto per fare il secondo portiere, anche perché non può puntare a diventare il primo con uno Stragoscia in netta rampa di lancio. Quest'anno penso che Stragoscia ci abbia dato davvero una grandissima dimostrazione di crescita, assolutamente proprio, ed è giusto che Tare e Inzaghi l'abbiano premiato rifiutando le possibili trattative col Bayer Leverkusen, con il Liverpool, e io condivido pienamente. Poi chi ha visto i miei post partita, ragazzi, quest'anno non portati davvero tantissimo, penso più o meno tutti, sa quanto io stimi Thomas, a me piace davvero molto, e come vi dirò pure di più, con secondo portiere come Proto, secondo me potrebbe migliorare anche lui, perché alla fine gli dà molta molta garanzia, molta esperienza, può imparare anche qualcosa negli allenamenti, e va bene così, condivido pienamente il tutto. E ora possiamo passare al secondo acquisto ufficiale, anzi il secondo e il terzo acquisto ragazzi sono super ufficiali. Il primo che vi andrò a parlarne è Berisha, che ha firmato oggi 30 giugno il contratto con la Lazio per ben 5 anni, 1,5 milioni a stagione, e se si fanno i calcoli ragazzuoli, un giocatore che ha circa 25 anni, gli dai un contratto di 5 anni, secondo me fai davvero un affare, perché fino a 30 anni te lo tieni alla grande, nel senso, se arriva una proposta i primi 2 anni deve essere molto alta rispetto a quanto è stato pagato, che secondo me è relativamente molto poco in base al giocatore che è Berisha. Ragazzi, non so se voi vi ricordiate Lazio Salisburgo e Salisburgo Lazio, chi si notava più di tanto era Berisha e l'esterno destro che ora mi sfugge il nome, e il difensore centrale, quello un po' più alto, e quelli ragazzi mi sono rimasti in testa. E l'acquisto di Berisha per soli 7 milioni, quando vediamo giocatori tipo, adesso mi viene in mente Bertolacci fu un acquisto che non ho proprio capito, non ho proprio 20 milioni per Bertolacci, a questo punto Berisha quanto doveva valere? Ragazzi, a me piace Berisha, soprattutto quel Berisha che ha giocato Lazio Salisburgo e Salisburgo Lazio. Poi ovviamente ragazzi bisogna vedere come si comporterà lui in un campionato italiano, arriva qua in punta di piedi, perché comunque noi a centrocampo siamo messi abbastanza bene a livello di titolari,
a livello titolare. Penso che Berisha possa dare una mano nelle rotazioni. Ho visto oggi l'intervista di Marco Parolo e condivido appieno quello che ha detto. Nelle rotazioni Berisha può essere fondamentale, forse un pochino più rispetto a Murgia. Però ragazzi, sono due giocatori completamente diversi. Murgia ha 21 anni, ancora deve dimostrare davvero tanto. Berisha secondo me invece è più garanzia, mi piace come acquisto. E poi ricopre più ruoli. So che fa la mezzala, l'abbiamo visto in veste di mezzala proprio contro di noi, ma fa anche il trequartista. Quindi potrebbe evidentemente andare a coprire l'assenza di Luis Alberto. Non lo so, se un giorno bisogna fare una rotazione, può mettersi anche lì trequartista, può giocare dietro Ciro Immobile, può giocare anche dietro due punte. Secondo me Inzaghi l'ha voluto davvero tanto questo acquisto. E poi, ragazzi, è normale che ci sia la presenza di Dario dietro a questo acquisto, perché è lui che scova e trova questi talenti, soprattutto di queste nazionalità. E io, a me piace, ragazzi, c'è poco da dire. Beh, il Berisha che abbiamo visto contro la Lazio è stato un giocatore davvero con la bava alla bocca, ci credeva sul serio, è uno di quei calciatori che secondo me non molla niente. È un'ottima mezzala, può fare anche il trequartista, vede la porta, sa servire i compagni, corre, per me è stupendo. È ottimo, può fare secondo me l'eventuale sostituto di Parolo, può fare l'eventuale sostituto di Luis Alberto, poi dipende sempre dai moduli, ragazzi, e bisogna ancora vedere come si adatterà la nuova Lazio di Simone Inzaghi, però promossissimo questo acquisto, bene così. Terzo acquisto, ragazzi, è stato proprio lui, Dormisi, Risa Dormisi, che secondo me è un esterno che può dire la sua. È un acquisto un po' alla Marusic, ragazzi. Quest'anno non è stato convocato ai mondiali, ma non si sa perché, ragazzuoli, ha fatto circa 23 presenze con la nazionale maggiore e poi è stato evitato nella selezione per il campionato del mondo. Può essere stata una cosa positiva per noi, perché se avesse fatto la Coppa del Mondo, ovviamente avremmo perso forse l'opportunità di trattare con lui, e se fosse esploso, chi lo sa. Saremo a vedere, perché comunque se ne parla davvero bene, soprattutto in Liga ha fatto un ottimo percorso. Mi sembra che in 2 anni abbia fatto circa una decina di assist e 3-4 gol, quindi mi sembra un ottimo esterno. L'unica nota negativa, secondo me, è che con il suo arrivo potrebbe partire Lukaku. Nota negativa, però, fino a un certo punto, perché il Lukaku che ho visto in questa stagione a volte mi ha fatto incazzare, a volte no. Quello di inizio stagione era un Lukaku straripante, non lo fermavi mai, anche quando entrava a partita in corsa ti dava l'uomo in più, ti riusciva sempre a saltare, ti metteva palloni in mezzo, sensazionale. Quello della seconda parte di stagione è completamente calato. Forse l'infortunio l'ha parecchio tenuto con il freno a mano, forse ha avuto anche paura di saltare la Coppa del Mondo, ma alla fine non è stato manco convocato questa Coppa del Mondo, ragazzuoli. Il Lukaku della seconda parte di stagione non mi è piaciuto per niente, ed ecco che vi dico che secondo me potrebbe essere lui a partire per lasciare spazio a Dormisi, perché la concorrenza su quella fascia c'è. Su quella fascia ce n'è davvero tanta. Abbiamo Rulic, abbiamo ora Dormisi, ci sta Patric, ci sta Bast, nel senso alla fine tutti possono giocare esterni e qualcuno di questi deve partire. Forse ecco, Lukaku, visto che è tanto amato un Premier, potrebbe partire, ma ad oggi che è quasi il 1º luglio, non si sa davvero nulla. C'è stato qualche piccolo sondaggio, ma nulla di che. Bast potrebbe partire, Patric è stato blindato dalla società, quindi dubito che possa lasciare la maglia della Lazio. E tra questi calciatori comunque io venderei Lukaku per fare un po' di cassa, perché alla fine serve anche fare cassa. La Lazio continua a fare acquisti, ha speso 6 milioni e mezzo per Dormisi, ha speso 7 milioni per Berisha, adesso tutte cifre approssimative, ragazzuoli. Proto arriva a parametro zero, fortunatamente. Si parla dell'eventuale acquisto di Acerbi, si parla dell'eventuale acquisto di un'altra punta. Qualcuno però deve partire, questo non è certo, perché comunque la rosa continua anche ad allargarsi. E da chi fa i soldi? Da chi fa i soldi? O qualcuno che magari non ha convinto più di tanto, soprattutto nella seconda parte della stagione. Io continuo a dire che Lukaku potrebbe essere sacrificabile tranquillamente, soprattutto se questo Dormisi è un ottimo calciatore, come dicono. Bisogna vedere come sarà il suo approccio col campionato italiano. E poi chi sacrificherei? Questo è un discorso che magari dovrò fare in un altro video, perché si è parlato davvero tanto dell'addio di Immobile, si è parlato tanto dell'addio di Milinkovic, si è parlato tanto dell'addio di Felipe Anderson, si è parlato tanto di tutto e di più. Però, ragazzuoli, oggi è 1º luglio e almeno per ora sono tutti e 3 parti della Lazio. Secondo me, uno di questi andrà sacrificato. E raga, funziona così il calcio: ogni anno devi vendere qualcuno. L'ha fatto anche la Juventus l'anno scorso, anzi lo fa da parecchi anni. Vende un tassello e ne compra due importanti. La Lazio piano piano sta diventando una realtà molto più importante, forse lo capiamo anche da questi acquisti.
Poi se arrivano Acerbi, arriva anche l'eventuale secondo attaccante che dovrebbe convincere più di Caicedo, si spera. È normale che poi si vada a cedere a un prezzo peggiorato. I nomi sono tre, i nomi tanti ambriti sono tre. Dopo il blindato Stracoscia dubito che possa partire lui. Immobile io non lo venderei affatto, ma non penso manco che lui se ne voglia andare, tutte queste voci secondo me. Sono solo attacchi mediatici inutili, con questo continuo a dirlo da parecchi mesi ormai. Milinkovic è ambito da tante società, io questo ci credo, Real Madrid, Barcellona, Juve lo vogliono e secondo me se si intavola una trattativa potrebbe succedere qualcosa. E Felipe Anderson, sembra che il West Ham lo abbia definitivamente lasciato andare, ma se dovessi cedere uno di questi tre, Immobile, Milinkovic e Felipe Anderson, non ve lo dico, magari ci farò su un video sopra. Detto questo, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Da me è tutto, ciao belli, sempre Forza Lazio!